da quasi due secoli si parla di mafia, ma adesso cosa sta succedendo, cosa ha fatto, cosa può fare lo Stato? Le mafie oggi sparano di meno e soprattutto si è arrivati a un livello, noi abbiamo fatto emergere attraverso una seria ricerca, che nel paese si va verso la normalizzazione. Il problema delle mafie è uno dei tanti problemi. Complice che sparano di meno, c'è meno sangue, meno attentati, salvo delle eccezioni. E quindi c'è così l'idea che è uno dei tanti problemi, non è un problema grave. In realtà invece le mafie sono ancora più forti, più ricche, più globalizzate, fanno i loro affari. Oggi la presenza più forte d'Italia è a nord del nostro paese, restano le forme tradizionali, restano le loro radici al sud, restano molte operazioni che fanno, ma mai c'è anche un livello che va oltre confine e quindi le trovi sulle piazze finanziarie di mezzo mondo, fanno investimenti sui fondi, acquistano i contanti e quindi noi siamo chiamati a fare una riflessione molto molto seria rispetto alle mafie, il tema della corruzione e varie forme di illegalità. Faccio solo un esempio: arriveranno 221 miliardi, tutti parliamo di questi soldi che verranno distribuiti, ben vengono, speriamo che vadano nella direzione giusta da una parte, ma se noi umilmente cominciamo ad assommare il giro del traffico delle sostanze stupefacenti, le forme di usura, di riciclaggio, l'agromafie, il gioco d'azzardo e tutta una serie, il traffico dei rifiuti. Insomma, se noi mettiamo traffico di esseri umani, un elenco di quello viene una cifra che si avvicina molto. Quello è una tantum, un intervento straordinario. Questo gioco criminale e questi affari avvengono tutti gli anni. È lì che bisogna, ma non è solo il compito della magistratura, delle forze di polizia che fanno la loro parte, ci vuole anche più velocità, più meccanismi, delle riforme serie e attente, ma c'è anche una responsabilità nostra di cittadini. E allora, è 200 anni che parliamo di mafie, ma anche noi siamo chiamati a prendere coscienza che quel problema ha bisogno anche del nostro contributo, della nostra responsabilità, del nostro impegno. Anche perché lotta alla mafia non è solo la risposta giudiziaria, ma vuol dire lavoro, vuol dire casa, vuol dire famiglia, vuol dire educazione, vuol dire cultura, vuol dire formazione, vuol dire politiche sociali.